Nuovo appuntamento con il mondo edile, dove parliamo di nuove tecnologie, come la digitalizzazione del cantiere può semplificare proprio lo sviluppo del cantiere stesso in tutte le sue fasi, dalla progettazione ai rilievi fino alla prevenzione del rischio di infortuni e anche alla costruzione di veri e propri modelli digitali. Nello specifico vi parliamo di fotogrammetria e di laser scanner. Per saperne di più, come sempre, seguiteci in questa nuova puntata. Parlare di edilizia digitale può sembrare qualcosa di strano, perché in effetti può sembrare bizzarro quasi immaginare che l'edilizia, che è un campo dove si lavora con i mattoni e il cemento, possa digitalizzarsi. E invece è proprio questo che sta avvenendo negli ultimi anni. Uno di questi di queste sequenze, appunto, che riguardano il processo edile è la fotogrammetria. Nasce come una branca della topografia tanti anni fa e in sostanza è quel processo tutto sommato complicato e complesso di rilievo del terreno degli edifici esistenti. Ogni volta che devo fare un progetto di un edificio nuovo o di un edificio esistente, ho bisogno prima di rilevare, cioè di riportare sulla carta la forma del terreno o la forma dell'edificio già esistente, per poi fare un progetto e quindi eseguire le lavorazioni. Questa fase, appunto, una volta veniva fatta con delle fotografie, con un'elaborazione poi in ufficio molto complessa, farraginosa, che richiedeva un sacco di tempo. O viene fatto ancora con dei sistemi tradizionali, con il metro e la cordella metrica. Oggi invece stanno venendo fuori dei software e dei sistemi che permettono di fare questo lavoro con il semplice uso del cellulare, quindi della fotocamera che tutti oramai abbiamo in tasca, e con dei software che elaborano queste fotografie che scatto attorno a un edificio esistente, per esempio, e mi danno un oggetto 3D, cioè un oggetto virtuale che diventa ovviamente il punto di partenza poi per tutte le altre operazioni e anche le lavorazioni successive. Un altro vantaggio enorme della digitalizzazione in edilizia è la possibilità di connettere e di condividere le informazioni che riguardano il processo edile tra tutte le persone che sono interessate. Questo significa che sia il committente, cioè il privato cittadino, per esempio, che vuole costruire un edificio, sia il progettista, sia il tecnico o lo strutturista, il tecnico o il progettista degli impianti, l'impresa che eseguirà le lavorazioni, gli uffici tecnici che daranno i permessi, eccetera, condividono attraverso strumenti digitali. Uno di questi, per esempio, è il cloud. Cioè l'idea è che tutti i materiali necessari per il progetto, quindi il progetto fisicamente, viene salvato e viene mantenuto su un server a distanza e tutte le persone che sono interessate accedono a queste informazioni, ciascuna per la propria parte, ricavandone quindi le informazioni che gli sono necessarie e condividono quindi un oggetto. Non ci sono quindi scambi a due, ma tutti quanti allo stesso tempo, in tempo reale, sanno tutto quello che sta succedendo nell'intero processo. Parlando di cantieri, è sempre molto importante non dimenticare il tema della sicurezza, quindi vediamo adesso come la digitalizzazione e queste nuove tecnologie aiutano proprio nella prevenzione del rischio di infortuni. La trasformazione digitale del cantiere influisce direttamente anche la gestione della sicurezza. Alcuni esempi sono l'introduzione del gemello digitale, che permette di anticipare i scenari di rischio ed evitarli, i sistemi di monitoraggio dei DPI in tempo reale attraverso sensori elettronici interconnessi, utilizzo di esoscheletri da parte dei lavoratori per aumentare la capacità di sollevare carichi pesanti, riducendo il rischio di patologie muscolari, eccetera. Come
come si utilizza il laser scanner, quali sono i procedimenti proprio per avviare diciamo questo tracciamento? Sicuramente l'utilizzo di questi laser scanner è un'evoluzione straordinaria, non solo perché sono molto più pratici, maneggevoli, leggeri, ma anche perché il livello di accuratezza tecnica del rilievo restituisce in maniera speditiva, quindi nell'arco di pochi minuti, una scansione tridimensionale che sovrappone immagini panoramiche ad alta risoluzione con una nuvola di punti molto accurata. Questa scansione laser, una volta restituita sul computer, permette di utilizzare immediatamente la fotografia panoramica e anche potenzialmente la nuvola di punti. È chiaro che questo tipo di tecnologia afferisce a tutta l'area della digitalizzazione del patrimonio architettonico costruito, che nel nostro caso in Italia è più che altro patrimonio culturale e storico. Ma il fatto di poter avere delle scansioni molto ben accurate, come dicevo, e anche delle restituzioni fotografiche, permette di poi realizzare un archivio, nel nostro caso, che è quello che noi vorremmo fare, un archivio di luoghi e di contesti urbani con un affondo specifico sul tema dello spazio pubblico, che possano essere navigati da utenti che sono semplicemente collegati via internet al nostro archivio. Quindi questo ci permette di mappare, documentare, rappresentare, investigare luoghi, spazi e attività che si svolgono in determinate aree, contesti e spazi urbani. No. Per salire sul punteggio devo usare le scale. E quindi ci sono le scale qua. Hai visto? Così va bene, sì. Ci troviamo all'Istituto Professionale Edile di Bologna durante una mattina di lavoro, di formazione, e vediamo adesso nello specifico quali sono le caratteristiche del corso IFP rivolto ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Questa è una scuola edile e appunto lavora per coniugare, per avvicinare il mondo del lavoro e il mondo della formazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che già nelle attività di laboratorio i ragazzi imparano concretamente a entrare nel mestiere, che è molto vario, perciò si parla di costruzione, ristrutturazione, piastrelle, infissi, cartongesso, imbiancatura, e per esplorare tutta questa varietà abbiamo pensato che appunto fossero necessari 3 momenti di stage, uno in seconda e 2 in terza. Questi momenti di stage servono ai ragazzi sia per entrare nel mondo del lavoro con la mediazione della scuola, sia per farsi un'idea più concreta di cosa gli piace, di cosa può piacere a loro da fare nella vita futura lavorativa. Questo perché? Perché comunque nel nostro istituto c'è un'area lavoro, per cui a volte già con lo stage i ragazzi trovano lavoro, soprattutto in questo periodo, perché c'è una grande richiesta da parte delle aziende. E se non lo dovessero trovare già con i contatti stage, c'è un'area lavoro con la quale noi mettiamo in comunicazione aziende e studenti. Attualmente le prescrizioni di gennaio sono terminate, ma abbiamo ancora qualche posto, e quindi se volete venirci a visitare trovate i nostri contatti sul sito, su Facebook o su Instagram. La scelta di questa scuola è legata al fatto che è un settore molto molto in risalita in Italia. Poi comunque mi è sempre piaciuto fare il muratore, ma non il muratore
come si intende classicamente. Ci sono tanti campi che sono veramente molto belli da esplorare. A scuola abbiamo la possibilità di vederli tutti, soprattutto in stage, dove effettivamente verranno applicate le nostre conoscenze che impariamo qui a scuola, le applichiamo effettivamente lì in un cantiere. E già comunque il laboratorio cerchiamo di dar tutto noi stessi nel riuscire a fare questo compito, ma sicuramente lo stage sarà una prova diversa, quindi già si trova in un ambito più maturo, e ringrazio appunto la scuola di permettere ciò. Devo dire la verità, il loro supporto è sempre costante, e poi comunque gli insegnanti e tutto lo staff sembra veramente molto entusiasta di appunto portarci nel mondo del lavoro.